sentito, gli edili hanno annunciato lo sciopero lunedì per quella che, dicono, deve essere considerata una strage, non un incidente. Le cinque vittime, lo ricordiamo, erano tutti lavoratori edili. Sentiamo Massimo Cogliandro, segretario generale Fille CGIL Torino. Noi unitariamente insieme alla FILCA-CISL, la FENEAR-UIL, Piemonte abbiamo proclamato sciopero generale in tutto il settore delle costruzioni, in tutto il Piemonte, e abbiamo deciso insieme alle tre confederazioni di manifestare tutto il nostro cordoglio, se vuole mi permetta anche la nostra rabbia, insieme ai nostri lavoratori lunedì mattina a Vercelli. È chiaro, è una strage che sta colpendo in modo particolare, interessa in modo particolare gli edili, ma interessa un po' tutto il mondo del lavoro. Il problema gigantesco che c'è nel nostro paese è che si approccia ai temi degli infortuni sul lavoro, della sicurezza, delle morti, si approccia solo e esclusivamente in maniera emergenziale. Adesso c'è stata una tragedia immane, e non è la prima, sull'onda dell'emozione si agisce, ci si interessa tutti, finché ne parlerà la stampa e verranno tenuti alti i riflettori, insomma, ci sarà l'indignazione generale, poi però purtroppo drammaticamente si tornerà alla situazione precedente e questo lo vediamo purtroppo da sempre. E ci sono enormi, per esempio in Piemonte, a Torino abbiamo anche l'esempio della Thyssen che alla fine non ha insegnato niente perché spesso sono stati condannati perché si poteva evitare quel disastro se si fosse investito in sicurezza, c'erano strumenti che consentivano di spegnere immediatamente quell'incendio, però noi vediamo che poi quando si spengono i riflettori noi avremo bisogno di affrontare questi temi quotidianamente, sulla quotidianità, no, con serietà, non sull'onda di indignazione solo quando muoiono dei poveretti, quando interviene il Presidente della Repubblica, quando ne parla la stampa. Noi spesso combattiamo col fatto che tante nostre segnalazioni vengono completamente ignorate. Noi facciamo tante volte, noi abbiamo diverse grandi opere in Piemonte, facciamo segnalazioni, per esempio sull'orario di lavoro non rispettato nelle gallerie di alcune grandi opere e spesso vengono ignorate. Poi magari ci si muove velocemente, tempestivamente, quando di fronte poi al disastro, al fatto eclatante, quando ci scappa il morto. E io credo che non può continuare a essere questo l'approccio. Siamo fortemente preoccupati perché stiamo, anche per quello che si legge a mezzo stampa, da alcune dichiarazioni, abbiamo paura che non si tenti di fare il giochino perché noi non lo consentiremo di scaricare le responsabilità sui lavoratori, che alla fine quasi quasi, secondo qualcuno, è colpa dei lavoratori che non li ha lavorati. I lavoratori vanno a lavorare quando qualcuno ce li manda. Io ho fatto l'operaio in fabbrica tanti anni, i lavoratori vanno a lavorare quando qualcuno ce li manda, non si svegliano la mattina e decidono loro di andare a lavorare. Quindi noi, come dire, questa cosa non la consentiremo. Saremo a Vercelli a manifestare tutta la nostra rabbia, vicinanza e il cordoglio a quelle famiglie, perché non potevamo fare, cioè, era il minimo che potevamo fare, però noi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, avremo bisogno dell'aiuto della politica, la politica se ne dovrebbe occupare quotidianamente, non solo dopo questi eventi, abbiamo bisogno dell'aiuto delle istituzioni, si possono fare tante cose. Ma com'è possibile oggi nell'era dell'intelligenza artificiale, nell'era dell'automazione sul lavoro, che non ci fossero meccanismi che consentissero di bloccare immediatamente? È chiaro che quei meccanismi ci sono, solo che magari non c'erano perché magari spesso si sceglie di risparmiare. Quindi io credo che le responsabilità di RFI debbano essere accertate e ci aspettiamo. Noi abbiamo bisogno di fare sinergie su questi temi, di fare squadra. Noi vorremmo che anche da domani in avanti, tutti i giorni, le istituzioni, la politica, fossimo tutti degli alleati, giocassimo tutti nella stessa squadra, fare sistema, perché oggi sono gli strumenti, c'è la trasparenza, c'è la possibilità di incrociare dei dati, oggi si potrebbe intervenire anche prima su potenziali situazioni di pericolo e spesso si sceglie di non farlo e si agisce invece dopo questi disastri. Questo è il motivo della nostra rabbia. E questo è il motivo perché insieme agli altri colleghi anche di CISL e UIL delle costruzioni abbiamo proclamato unitariamente queste 8 ore di sciopero in tutto il settore delle costruzioni e dell'edilizia e lunedì saremo a Vercelli. Voltiamo pagina, sono stati rinviati i lavori.